Dopo tanti dibattiti, manifestazioni di protesta e la nascita di comitati per la salvaguardia del Pozzo Burano e contro il nuovo piano regionale degli acquedotti, nel quale è previsto un prelievo di ben 300 litri al secondo, finalmente lunedì pomeriggio c'è stato presso la sede della comunità montana del Catene Nerone un confronto molto importante che ha permesso di approfondire e chiarire varie problematiche con l'assessore regionale Antonio Canzian. Insieme al consigliere regionale Gino Traversini, l'assessore Canzian ha incontrato i sindaci del territorio e successivamente i rappresentanti dei comitati che hanno consegnato le 12.000 firme di protesta già raccolte. Alla fine degli incontri abbiamo avvicinati alcuni protagonisti presenti che ci hanno rilasciato questa dichiarazione. Buonasera a tutti, abbiamo visto nel pomeriggio l'assessore Canzian, Antonio Canzian, a un incontro in Comunità Montana. Noi come Comitato per la difesa delle acque del Catene del Nerone abbiamo fatto vedere all'assessore le firme raccolte, siamo a quota quasi 12.000 e contemporaneamente abbiamo chiesto l'annullamento del piano, sia del piano quindi regionale acquedotti e soprattutto in particolare il mantenimento del Pozzo del Burano come riserva esclusivamente strategica, quindi non utilizzabile per i normali usi. E riteniamo che questo piano sia il frutto di una progettazione scientifica con delle basi che lasciano un pochino a desiderare. Abbiamo quindi chiesto a gran voce, sia noi che gli altri comitati presenti all'incontro, un annullamento totale, anche perché il piano manca di una parte fondamentale, che è la relazione per la valutazione di incidenza, o VINCA, una relazione che va fatta sempre per tutti quegli interventi che vengono realizzati in aree Natura 2000, e quindi in siti di interesse naturalistico di un certo rilievo. E questa parte è completamente assente. Considerate che nelle zone montane, aree Natura 2000, tutti devono fare la valutazione di incidenza, anche per esempio per realizzare una tettoia davanti a casa. E in questo caso invece un piano acquedotti regionale di questa portata, con delle ricadute sul territorio molto importanti, manca proprio di questa parte fondamentale. Quindi per la Comunità Europea un piano del genere può essere tranquillamente annullato, e quindi chiediamo alla Regione di approfittare di questa cosa e di annullare il piano. L'assessore aveva fatto promesse. L'assessore sì, ha chiesto comunque tempo per rivalutare, vedere insieme alla Giunta anche tutte le osservazioni che mi dicono sono arrivate molto copiose alla Regione Marche, quindi non solo da parte del nostro comitato ma da tutta una serie di comitati, compresa anche la Lupus in Fabula, che mi risulta abbia di recente inviato delle diffide proprio a tutta la Giunta regionale in merito al piano regionale acquedotti. I sindaci del territorio hanno fatto questo incontro con l'assessore Canzian, nel quale hanno manifestato tutta la loro contrarietà riguardo al piano regionale degli acquedotti. E per quanto riguarda invece il risparmio, hanno puntato molto sul risparmio di questo bene che è l'acqua, e hanno lanciato una proposta. Io personalmente ho lanciato la proposta di dire: cominciamo a fare in modo che le nuove costruzioni, diamo un segno di grande civiltà, le nuove costruzioni che verranno realizzate nella Regione Marche dovranno avere obbligatoriamente un deposito per la raccolta di acqua piovana, e quindi utilizzare per il bagno e tutte le altre utilizzi dove non serve acqua potabile, quindi acqua di risulta che deriva dalle acque piovane. Così facendo risparmieremo tantissimo, daremo un grande segno di civiltà, come già stanno facendo i paesi nordici e tutti i paesi civili del mondo. L'assessore Canzian, prima con i sindaci, poi con i comitati, serviva per chiarire prima della decisione della Giunta rispetto alle osservazioni che sono state presentate, in modo da arrivare all'obiettivo che la Giunta potesse dichiarare che il Pozzo Burano rimanga per i servizi di pubblica utilità e utilizzato solo in caso di emergenza con i metodi fin qui usati in questi 23 anni di storia. In più è venuto fuori dal dibattito, io me ne faccio portavoce in Consiglio regionale con i sindaci e anche il Comitato, di invitare la Giunta a riappropriarsi, a ritirare nel proprio dibattito il piano per un approfondimento, visti molti temi che sono stati affrontati, che vanno approfonditi e che meritano un tempo più lungo da quello che si prospetta, visto che ancora ci sono 2 mesi davanti prima
delle risposte della Giunta, poi c'è tutto l'iter procedurale della Commissione del Consiglio, quindi per un tempo di approfondimento maggiore è bene che la Giunta lo ritiri. Ma io credo che anzitutto sia stato doveroso ascoltare le comunità locali, sia i livelli istituzionali, sindaci di questo territorio, che anche i comitati dei cittadini. Sono state sollevate alcune problematiche relative non solo a Pozzo Burano, che è diciamo così, il problema probabilmente che più interessa la comunità locale, ma anche sono stati posti alcuni rilievi e contenuti circa il piano regionale degli acquedotti. Io ho ascoltato con molta attenzione, credo che alcuni rilievi che sono stati formulati abbiano un fondamento, adesso occorrerà in qualche modo cercare di inserire queste tematiche all'interno del tema più generale, però è stato un incontro assolutamente utile. Verrà bloccato il piano oppure ci sarà una revisione? Beh, per quanto attiene la Giunta, devo dire che anzitutto approfondiremo i contenuti. Adesso parlare di blocco del piano ovviamente è un'estrema ratio. Io credo però che alcuni contenuti vadano approfonditi anche e soprattutto nelle loro premesse teoriche. Questo è l'impegno che io ho potuto e ho dovuto prendere e quindi su questo ci lavoreremo nei prossimi giorni.